Giancarlo Medici, benvenuto al Monaco World Sport Legends Award. Mongrip, di cui lei è il co-founder, è partner del nostro evento ed avete ora ideato una collezione limitata, esclusiva, di un braccialetto dedicato a una delle più grandi leggende della Formula 1, Ayrton Senna. Ayrton Senna, per me, quelli della mia età, io ho 52 anni, era ed è tuttora quell'idolo che portiamo nel cuore, no? Un grande eroe, quindi piacere. Ero piccolo e quindi si guardavano queste televisioni in bianco, prima in bianco e nero, poi a colori, le prime televisioni a colori, però arrivavano questi sogni. Io arrivo da una famiglia povera, così come lo era Ayrton Senna, e faceva parte un po' di questi nostri sogni, e oggi abbiamo condiviso questa emozione, no? Che avevamo attraverso un prodotto unico. Mongrip trasforma dei cimeli in reliquie, in qualcosa che tutti possono portare al proprio polso e condividere questa emozione. Noi diamo questa opportunità a tutti di rendersi partecipi di queste emozioni che abbiamo vissuto, no? E hanno vissuto i nostri grandi idoli, quali era Ayrton Senna. La prima collezione, la prima limited edition che Mongrip ha voluto dedicare ai campioni della Formula 1 è stata Ayrton Senna, ed è il sogno mio che si è trasformato, certo, in realtà. Certo. Com'è nata questa idea? È nata anni fa, durante un Gran Premio. Io ho visto, no, i tifosi di Formula 1 andare alla fine del Gran Premio a raccogliere dei pezzi di gomma che restavano sulle strade ed e sui circuiti. Che facevo anch'io da bambina, sì, perché qui a Monaco noi viviamo su un, sì, circuito da Gran Premio, sì, e io da bambina andavo a raccogliere questi pezzi di gomma. E da lì ho cominciato a sviluppare l'idea di come poi trasformare questi pezzettini di gomma in qualcosa che tutti potessero fare, che tutti potessero portare con sé, e fa parte di quell'esperienza emotiva che hanno vissuto attraverso questa partecipazione al Gran Premio. E voi avete trovato queste gomme, quindi di origine, e quindi di alcuni Gran Premi. Vedendo da quell'idea abbiamo sviluppato questo brevetto esclusivo, no? Ci sono stati anni di studio, di preparazione, per capire quale era la strada migliore per recuperare da dei cimeli che, sì, avevamo, e quindi che ci sono, quindi queste gomme usate dai campioni della Formula 1, sì, e poi trasformarli in accessori lifestyle. È quello che è diventato poi Mongrip, che si vuole presentare come un prodotto unico nel mondo lifestyle, e quindi chiaramente noi oggi abbiamo l'unicità di un prodotto e che solo Mongrip al mondo oggi realizza. Noi siamo riusciti a portare al polso di ogni nostro, no, acquirente ed esclusivo, sì, cliente, no, un'emozione da condividere con, sì, colui che aveva partecipato a queste gare che fanno fatto storia. Di un grande eroe, no? È vero. Per quanto riguarda Ayrton Senna, io ero fan da italiano, come tanti italiani. Non ero un tifoso Ferrari, ma ero tifoso per quell'idolo che era Ayrton. Penso come il mondo intero. No? E d'altronde l'anno scorso, proprio qui al Monaco World Sport Legends Award, noi abbiamo premiato con un posthumous award Ayrton Senna, e dal Brasile è venuta la famiglia di Ayrton, la nipote, presidente dell'Istituto Ayrton Senna, e quest'anno abbiamo con noi appunto Bruno Senna, anche lui un pilota e anche lui, diciamo, legato anche alla presentazione di questi bellissimi braccialetti che in fondo raccontano un pezzo di storia. Sì, questo sì, perché quando Mongrip è nata mi ero prefisso come obiettivo che la prima limited edition dovesse essere dedicata a quello che era il mio idolo. Sì. Il mio idolo era Ayrton Senna. Abbiamo ed ho iniziato un colloquio con la famiglia Senna, che ha visto nel progetto Mongrip un qualcosa di straordinario rispetto a quegli accessori che vengono normalmente, certo, dedicati, certo, ad Ayrton, e immediatamente Bianca ha voluto sposare il progetto Mongrip
è anni che lavoriamo insieme a Bianca idea. E abbiamo deciso con il 25esimo anniversario della morte di Ayrton di omaggiare il grande campione che era Senna attraverso un'edizione limitata di 161 pezzi. Quanti 161 pezzi unicamente. Quante sono state le partenze di Gran Premio effettuate da Ayrton Senna nella storia della Quindi Formula 1? Quindi anche un simbolismo, 1. Diciamo, in questo numero. Li abbiamo creati attraverso delle porzioni di gomma di una delle imprese che hanno fatto storia di Ayrton Senna, che è stata la gara di Donington nel 1993, che resta nella storia di noi appassionati della Formula 1 come una delle più belle gare. Bellissima. E direi che anche l'aver scelto Monte Carlo per la presentazione ufficiale, Monaco è un luogo estremamente legato a Ayrton Senna, dove lui ha vinto tante gare, e quindi è la cornice ideale per Moongrip in questa occasione. La ringrazio e benvenuto nuovamente al World Sport Legends Award. Grazie a te, grazie.